oggi è la premiazione della 7ª edizione del concorso fotografico Città di Ciampino, che quest'anno è stato esteso anche al concorso video talenti per tema comunicare l'ambiente. Il Comune di Ciampino da 7 anni a questa parte svolge questo concorso fotografico. Siamo particolarmente soddisfatti di essere arrivati al 7º anno, perché siamo partiti nel 2002 quasi per gioco, volendo realizzare un concorso che ci ha venuto in mente, perché in realtà ci occorrevano alcune foto della città di Ciampino e ci ha venuto in mente di fare un concorso locale per le migliori foto della nostra città. Ce ne arrivavano oltre 500 e allora ci siamo divertiti a continuare anno per anno a far diventare questo concorso appunto un appuntamento fisso, fino a far diventare un concorso nazionale. Quest'anno è appunto il 7º anno e sono pervenuti partecipanti da quasi tutte le regioni italiane, 18 su 20, ma anche da paesi stranieri come gli Stati Uniti, la Romania, l'Inghilterra, la Francia e il Belgio. Questo chiaramente ci fa particolarmente piacere e quindi oggi siamo qui a premiare i vincitori. Sì, diciamo, come ha detto Antonio D'Agostino, questo concorso è ormai una tradizione per il nostro comune, siamo giunti al 7º anno. Diciamo che per noi è un concorso che qualifica la nostra città, lo rende veramente, come dire, un po' all'avanguardia rispetto a tanti altri comuni su attività di comunicazione che forse non sono così penetranti come il nostro. Tant'è che questo concorso fotografico quest'anno ha assunto una rilevanza internazionale. Quelle che abbiamo visto, le foto che abbiamo visto, diciamo, possono piacere, possono non piacere, dipende dai punti di vista e dalla sensibilità. Quello che secondo me va molto apprezzato è lo sforzo di ognuno di comunicare in un momento così difficile di deviato ambientale, di fare uno sforzo per comunicare a livello proprio di sensibilità propria gli elementi qualificanti di un ambiente che ancora resiste in qualche modo al degrado, per alcuni che l'hanno vista in questo modo, per altri, per chi in qualche modo vede soltanto l'aspetto negativo di una società che veramente si sta avviando verso un declino. Ringraziare tutti quanti coloro che hanno partecipato, e anche per me, così come ho detto un attimo fa, guardare dal vivo adesso tutte quante le foto è certamente una cosa che fa pensare, soprattutto perché, così come è stato detto, in realtà noi abbiamo cominciato questo concorso un po' per caso, anzi proprio per caso, completamente per caso. E poi devo dire che noi non avevamo conosciuto questa iniziativa fino all'anno scorso, quando siamo stati quasi per caso, diciamo, coinvolti e abbiamo accettato subito con piacere, perché ci sembra sia interessante proprio il tema che è stato proposto, cioè comunque l'idea di coinvolgere un pochino proprio dal punto di vista del comune, di una città come Ciampino, la popolazione e magari anche i confini tradizionali. Devo dire che mi sembra che sia andata piuttosto bene, sicuramente per il prossimo anno, se continueremo a appunto a spingere entrambe le direzioni della cosa del futuro, ci sia la possibilità di fare qualcosa ancora di interessante e più diffuso. Per tale motivo, diciamo che noi ribadiamo la nostra volontà a continuare questo tipo di collaborazione, anzi se possibile mettiamo ancora a disposizione altri mezzi standard della web per poter amplificare un pochino l'effetto di quello che è stato presentato. Thank you.
Castelluccio, per assicurarci che il ritaglio del bosco a forma di tale fosse vero. Nel caso in cui questo ritaglio del bosco a forma di tale fosse soltanto un effetto di Photoshop o un'alterazione alla forma, non soltanto un malinvenuto, ma sarebbe stata anche squalificata dal concorso. Il comune di Castelluccio ha confermato che 2 anni fa avevano tagliato quel bosco sulla montagna a forma di tale. Penso che non poteva vincere un'altra foto, un altro tipo di immagine per questo concorso. Primo perché è un concorso istituzionale fatto dal comune, quindi da un ente pubblico, ed è un concorso di massa. Il concorso è rivolto a tutti, è uno dei pochi concorsi fotografici tra cui partecipazione gratuita, è uno dei pochi concorsi fotografici che permette ai partecipanti di mandare foto in formato gratuito. E non richiede necessariamente delle stampe fotografiche con degli standard qualitativi alti che fanno anche ritratti.